Benvenuti all'interno della pre-live di questo canale. Allora, intanto mettiamo subito, io non capisco niente di Twitch, cioè Twitch lo amo, grazie, grazie mille, soltanto che ora non so come vedere intanto chi c'è in live, perché c'ho uno schermo qui, uno schermo di qua per vedere, per farvi vedere anche qualcosa. Allora, vediamo se intanto riesco a capirci qualcosa. Amici, datemi un cenno se qualcuno è live, fatemi anche attaccare dal telefono. Allora, oggi sarà, non lo so, sarà caotica la live di oggi perché devo ancora capire come funzionano un pochino di giochetti di Twitch, ok? Allora, accesso vietato, perfetto, si inizia benissimo. Allora, datemi un secondo solo. Vediamo un secondo solo, tutti mi dicono ciao, eccoci che qualcuno inizia a collegarsi. Allora, aspettate che modifico anche il link. Benvenuti, buonasera. Mi sentite? Mi sentite bene? Datemi un cenno. Io in chat qui inizio a vedere qualcosa, quindi se non altro immagino che qualcuno inizi a sentire quello che sto dicendo. Dai, dai, buonasera, buonasera, benvenuti amici. Quanti siamo? Abbastanza bene. Ok, grazie Oscar, grazie. Grazie Matteo Alvisi, grazie. Si sente, si vede bene. Top, alla grande, grazie amici. Sì, allora vi dicevo, devo iniziare a fare un po' di conoscenza con l'amico Twitch, perché in realtà ho un passato anche da speaker radiofonico in cui dovevo aggeggiare con cinque robe differenti mentre facevo la live, però è un attimino differente, ok? Quindi, benvenuti, ok, perché tra l'altro io leggo i vostri commenti, ma vedo zero sulla live, quindi non capisco perché. Però datemi un secondo solo che collego dal telefono la live, così almeno vedo se qualcuno c'è in chat, se qualcuno scrive in chat. Ok, adesso vi vedo. Amici, buonasera. Vediamo che c'è qualcuno che dice ancora. Ah, probabilmente nella fretta ho messo il link anche sbagliato. Ok, siamo 21 persone, amici. Grazie. Finalmente si è aggiornato il conteggio. Buonasera, benvenuti. È la prima live, dicevo, su questo canale. Nella mia vita ho fatto tante live, però l'ultima live che ho fatto era dedicata a SpaceX, quindi qualcosa di un po' diverso, anche se alla fine Elon Musk c'entra sempre. Perfetto, a questo punto vi condivido lo schermo, iniziamo a fare un po' due chiacchiere su qualche. Tra l'altro, raga, ho messo da parte qualche. Ve la faccio vedere cosa ho messo da parte, così almeno siete consapevoli. Ho messo da parte, ditemi se si vede bene, lo sharing dello screen. Ho messo da parte qualche argomento per stasera. Mi sono venuti tipo 52 schede che vedete tutte qua in alto, quindi insomma, non so se ce la faremo poi tutte. Se ce la faremo a vederle tutte. Nel frattempo, iniziamo. Allora, WWS Finance oggi. Nel gruppo dei commenti ho visto un po' di confusione, quella che io chiamo confusione. Come si fa? Come non si fa? Come si usa WWS Finance? Allora, premesso che sì, arriverà un tutorial, però amici, sono così nella mia vita in questo momento, ok? Molto felice di fare contenuti, ma un po' stretto. Quando è famoso potremmo dire che c'è la prima live, speriamo, speriamo, per ora siamo qua. Quindi, come funziona WWS Finance? Allora, prima di tutto, sì, WWS in questo momento si può comprare da varie parti differenti, però onestamente vi direi compratelo da WWS Finance, cioè c'è WWS, è inutile comprarlo da crypto.com, dall'applicazione, per poi doverlo trasferire a DeFi Wallet per poi mandarlo dentro WWS Finance, ok? Mio consiglio personale. Detto questo, bisogna andare su WWS Finance, qui sono dal computer perché si capisce meglio. Il concetto è andare da WWS Finance, comprare i WWS, ok? E si comprano facendo swap, ok? Quindi andando in swap si va qui, si mettono dentro CRO e si tirano fuori WWS, ok? Quindi qui ci sono CRO, vedete? CRO già selezionato. Andiamo dall'altra parte e scriviamo WWS, ok? Si fa il cambio l'un per l'altro, quindi si fa in questo caso, che ne so, un CRO vale 7.726 WWS, se vogliamo convertire 100 CRO ci saranno dati 772.000 WWS. A quel punto mettiamo in saccoccia nel nostro portafoglio 772.000 WWS che poi possiamo andare ad investire all'interno della sezione Earn, per esempio all'interno di Farms, scusate, all'interno della sezione Mines, possiamo metterli all'interno del protocollo di questo tipo di servizio, Auto WWS.
che è molto molto semplice ma molto efficace, cioè tu metti dentro il VVS e lui te li dà indietro col 624%, diciamo 625% annuo, mi raccomando, tutte le percentuali che vedete sono sempre, che siano APR o che siano APY, sono sempre annue, ok? Non esiste, cioè poche volte si vede qualcuno che ti dica guarda questa è la percentuale giornaliera, questa è la percentuale mensile, sono dati che solitamente non sono particolarmente utili, di solito si parla su base anno, ok? Quindi, qual è il vero problema? Il vero problema è quello che vedete qua in cima, ok? Perché fino a... Allora, andiamo dentro, andiamo a vedere, dovreste vederlo, sì, vedete la schermata che si aggiorna, ora vedrete che ci vuole... Ah no, me lo aggiorna subito, perfetto, ok. VVS, questo è il prezzo di VVS, siamo dentro la sezione Analytics, dentro alla sezione, alla tab Price, ok? Cosa succede? VVS fino a ieri, quando era il 12, 13, sì, no, pardon, fino a qualche giorno fa, era nell'ordine degli 0,10, ok? Adesso è calato molto nell'ordine degli 0,7 più o meno, quindi un calo dell'ordine del 30, 20, 30%, dipende un po' dai momenti, è tanto, ok? Quindi chi ha messo VVS per avere in cambio all'interno della sezione Mainz, che ha messo VVS per avere il 624%, lo prende il 624%. Il problema è se VVS continua ad andare, se continua ad andare giù in picchiata, perché uno ha voglia di prendere APY. Se il prezzo del token cala, è un bel problema. Questo è il classico problema all'interno di tutte le applicazioni DeFi, in cui si va a mettere in stake, in farm. Della valuta, ok? Classicone. Quindi, tanto vi ringrazio, ragazzi. Siamo aumentati ancora. Grazie, grazie, grazie. Non abbiamo troppo tempo perché verso le 10, 10 qualcosa devo uscire, ma facciamo tutto quello che si può. Nel frattempo, ragazzi, avete da commentare, andate, che a me fa solo piacere. Cerco di. Ah, qua siamo rimasti grossi. Ok, andiamo avanti. Nel frattempo, qualche giorno fa è uscito un nuovo video in cui vi presentavo il portafoglio, come monitorare il portafoglio. Questo è Apeboard, che secondo me è una delle migliori applicazioni che ci sono in giro. Da oggi non si sa bene perché, secondo me lo fisseranno fra poco, però. Sei bravissimo, grazie. Cavolo, grazie a voi. Che devo dire? Fra pochi giorni, secondo me, fixeranno il problema. Apeboard in questo momento non riconosce la rete Avalanche. Qualcuno si dispera, si mette le mani nei capelli, qualcuno non sa nemmeno di che cosa sto parlando, magari. Ma se avete questo problema, easy easy, andiamo alla schermata dopo, si chiama Debunk. È un tracker di portafogli simili, ok? Quindi. Se Apeboard non funziona, easy easy, venite da quest'altra parte e fate la stessa cosa. Quindi per dire, qui vediamo se MetaMask. Ah, ok, perdono. No, scusate, qui non ho MetaMask. Vabbè, fra poco creiamo un portafoglio e vi faccio vedere come funziona, ok? Dove siamo andati? Ok, siamo qua. Apeboard. Se non funziona questo, andate su debunk.com e funziona alla stessa maniera. Vi faccio uno zoom, si scrive così, debunk, ok? Se non vi funziona, andate da quest'altra parte. Almeno siete tranquilli. Commenti su Gate.io bloccato sulla Consob dalla Consob in Italia. In questo momento non commento la Consob e procediamo con altro, ok? Se il prezzo sale, l'API scende. Mi si chiede, immagino relativo a VVS, se il prezzo sale, l'API scende. Boh, sì, teoricamente, in parte sì, ma sai, essendo applicazioni, decentralized application, all'inizio hanno dei fortissimi incentivi, quindi non è completamente collegato il fatto che l'APY salga col fatto che l'APY salga col fatto che VVS scenda o il contrario. In questo momento sono drogati questi APY, ok? Sono drogati, gli APY, i rendimenti sono moltiplicatori, quindi non è banale dire sale o scende. Attenzione. Cioè, la cosa fondamentale è starci dietro parecchio. Purtroppo poi, se ti capita, voglio dire, aspetta, riprendiamo un attimo la schermata, riprendiamo VVS Finance. Se andiamo qua dentro sul prezzo, vediamo in quanti millisecondi è caduto quel prezzo, price. Cioè, qua, raga, erano le 9 di pomeriggio, qua il primo tonfo l'ha fatto dalle... 9 di pomeriggio alle 5 di mattina, sì, tra l'altro sì, orario UTC, quindi orario abbastanza scomodo anche per noi per beccarlo, perché eravamo nel corso della notte, quindi o ti attrezzi in maniera differente. Quest'altra buca l'ha fatta nel corso, insomma, tutta la mattina, quindi in un giorno si è scalato praticamente in sì, boh, più o meno 12 ore,
si è scalato praticamente da 10 a da 10, che sono in realtà 10 un millesimo, pardon, a 0,6 millesimi. Quindi non è nemmeno troppo easy, o ci stai molto dietro, oppure forse conviene starci un attimo alla larga, oppure essere consapevoli del fatto che può cadere, nessun problema. Infatti, scorsa settimana era superiore al 1000%, immagino che tu intenda WWS sempre. Sì, qui è chiaro. Tra l'altro, Beefy Finance, vediamo un attimo, aspettate, scusate, che mi ero preparato una roba per dopo, ma ce ne freghiamo. Andiamo sulla rete Kronos, perché non me la fa scegliere? Eccola qua. Allora, andiamo sulla rete Kronos, perché mi va, scusate, mi fa casino, perché lui vorrebbe che io collegassi il portafoglio, ma in questo momento non ce l'ho sincronizzato, quindi torniamo su Beefy Finance. Ma me l'ha chiuso? Questo, ragazzi, allora mi prendi in giro. Eccolo qua, Beefy Finance. In questo momento, se andiamo a vedere il compound su WWS, ce lo dà al 527%. Ah, stranissimo che il compound sia più basso di quanto è. Vabbè, lasciate stare questa parte, dopo ci ritorniamo. Intanto andiamo avanti con i 10.000 argomenti che mi sono messo da parte. Oh, eccoci qua. Grazie, amici. Grazie. Questa, la carta Powered by Ledger, l'aspetto tantissimo. Tantissimo. Ero arrivato 11 millesimo 400, 11 millesimo 400 unesimo. In questo momento, are you ranked as number 31? Che devo dire, ragazzi? Anch'io leggo, cioè sono un po' stupito, ma io no, ora non ce l'ho qua subito sotto. Ma su quel link che vi ho dato avete cliccato in 600 persone, per cui ce lo siamo meritati forse di essere al ranked as number 31. Speriamo che sia davvero, speriamo che sia vero, così la carta arriva quanto prima e così la proviamo subito e andiamo a vedere, tra l'altro, vi voglio ripetere a modo qual è, cioè perché sono flashato su questa carta. Aspettate un attimo. Domanda per i neofiti: chi sono i bear, chi sono i bull? Si sente parlare spesso di trade bearish o bullish, per capire cosa significa è parecchio e capire cosa significa è parecchio scontato. Personalmente non capisco come si può definire bull o bear. Grazie, scusa per il disturbo. Nessun disturbo, 3 litri, siamo qua apposta. Allora, ci sono dei trend del mercato che vanno su e giù. Dopodiché io sono uno di quelli che inizia a essere un po' dell'idea che non ci saranno più dei trend enormi. Sì, sicuramente Bitcoin tira su e tira giù le stelle, ok? Sono un po' dell'idea che però iniziamo a cambiare rotta e fra un attimo iniziamo anche a vedere perché c'è un argomentino interessante che secondo me non è più tutto, non è tutto solo Bitcoin, ok? Esiste, inizia a esistere anche altro. Quindi, grazie mille che siamo arrivati, sembra, alla 31ª posizione, speriamo. Se andiamo avanti, vi voglio far vedere perché. Sono strabullish su Crypto Life Card perché eccoli qua i motivi. Without fees, top up and manage your crypto debit card through your Ledger Live app without fees. Ok, stratop questa roba qua. Ok, già solo questa. Spend your money. Allora, vediamo se mi fa anche l'evidenziatore che me l'ero preparato. Spend your money in your real life without selling your crypto. Cioè, cosa succede nel momento? Ah, tra l'altro, scusate, with rates starting at 0%. Chiaramente starting è il problema di solito, cioè starting per qualche valuta sarà starting at 0%, poi per altri invece no. Ma il concetto fondamentale che vi voglio ripetere perché secondo me non per tutti è chiaro, è che quando vado a mettere del collaterale, okay, ciò ETH da parte, lo vado a mettere come collaterale, è come se l'avessi messo al banco dei pegni, ok? Una roba del genere. Lo metto al banco dei pegni, mi viene dato indietro una parte da spendere. Quindi se io voglio comprare la nuova lavatrice, il nuovo iPhone, mettiamo l'iPhone che ci chiariamo di più, voglio comprare il nuovo iPhone, costa 1.000 euro, cosa faccio? O prendo 1.000 euro cash dalla mia banca e li do ad Apple o a chi per loro che poi danno ad Apple per comprare l'iPhone. Oppure faccio un'altra roba, prendo il mio ETH che in questo momento vale pressappoco, facciamo che valga 4.000 euro, ok? 4.000 dollari. Lo metto a collaterale, qui si è spento intanto, ok, per oggi lasciamelo. Ok, lo metto a collaterale, lo metto in pegno e mi prendo 1.000 dollari, ok? Quindi, a meno che
l'ETH non faccia una buca clamorosa, ok? Per cui la collateralizzazione scende sotto il tasso del 150% o il tasso di collateralizzazione, io ho speso dei soldi, ma nel frattempo non ho perso il mio investimento, ok? Questo concetto in realtà lo potremmo fare anche con una casa, ok? Facciamo che io ho una casa, la metto come collaterale e prendo, quindi metto collaterale la mia casa che vale 100.000 euro e prendo come, come dire, soldi spendibili in stablecoin 20.000 euro, ok? Il problema è che questa roba con la casa non te lo fanno fare, cioè, e se te lo fanno fare comunque è sconveniente alla massima potenza e se poi ti non ripaghi il tuo debito, la tua casa magari te la pignora, insomma, un sacco di casini che nella DeFi non esistono. Cioè, se io voglio mettere il mio ETH a collaterale e prendere 1.000 dollari, lo faccio e se li perdo e se quei 1.000 dollari non li restituisco, perderò una parte del mio collaterale. Ok? Questo è fighissimo. Voglio comprare i miei phone, vado con la carta, pago automaticamente ETH parte in collaterale e io ricevo e io posso pagare. Ok? Tra l'altro, in questo caso viene detto, vedremo poi su quali criptovalute, with rate starting at 0%. Fighissimo. Ok? Get instant fiat conversion for your daily purchase, quindi nel momento in cui vado a pagare con la carta, istantaneamente metto collaterale e mi vengono dati stablecoin, fighissimo, ok? Receive your paycheck in crypto, quindi posso ricevere stipendio in crypto, in parte no, quindi posso dire ok, accreditami metà dello stipendio in euro, metà dello stipendio in crypto, boom, fatto, cioè, boom, ragazzi. Top. Secondo me top, e se siamo veramente il numero 31, vuol dire che la carta ci arriva, non lo so, appena la distribuiscono, cioè siamo i primi, quindi speriamo, dai. Andiamo avanti, che siamo già a 20 minuti, a 17 minuti, boh, passa il tempo. Allora, volevo farvi vedere velocemente Anchor Protocol, perché? Perché in questo momento ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, boh, all'inizio dicembre, il video. Ho fatto il video su Luna Anchor Protocol al 20, stablecoin al 20%, cose. Cosa voglio dirvi? Voglio dirvi che in questo momento non è sempre così, ma giusto per farvi vedere che andando in borrow, quindi andando a prendere un prestito, quindi di nuovo mettendo come collaterale BETH o Biluna, se non sapete bene di cosa sto parlando, c'è tutto il video. Comunque, mettendo come collaterale queste due valute. In questo momento, se prendo un prestito, addirittura ricevo più, cioè mi pagano per prendere un prestito in questo momento, perché il borrow APR, quindi quanto pago per ricevere il prestito, è del 18,45%. Quanto mi danno di incentivo è il 19,85%. Quindi molto interessante. L'unico problema è che non è sempre così, anzi questo net APR, come vedete, è il saldo, quindi borrow APR è quanto pago, distribution APR è quanto ricevo, in questo caso ricevo l'1,4%. Il problema è che non è sempre così e questo rendimento non è stabile, quindi non fate, come dire, non fate questo investimento perché ora c'è scritto 1,4%, perché magari fra 2 ore è meno 2%, che vuol dire che il borrow, quindi prendere in prestito, mi costa di più di quanto mi torna indietro. Ok, ragazzi, se avete domande fatene, eh? Cioè, non voglio colonizzare, basta questa. Tanto vi ringrazio tantissimo che siamo tanti, veramente tanti. Allora, bene, va bene, non vedo nessun intervento, quindi suppongo che sia vagamente interessante quello che sto dicendo. Nel caso, interrompetemi. Ok, andiamo avanti. Cosmos! Wow! Allora, sì, qui si entra in un mondo che chiamo davvero. Ci sono una serie di progetti che secondo me nei prossimi anni, cioè, secondo me nei prossimi anni ci sono una serie di progetti che spopolano ed è per questo che dico che spopolano a prescindere da Bitcoin. Chiaro che poi Bitcoin crea l'andamento, crea un trend molto forte sul mercato, ma ci sono dei progetti che secondo me possono funzionare bene a prescindere da Bitcoin. E di questa cosa, e questo è il motivo per cui l'altro giorno ho fatto il video su Notable, per esempio. Secondo me Notable è un progetto figo, chissà come andrà. Spero bene per loro, spero bene perché ci ho investito, spero bene anche per la mia faccia, perché se domani poi fanno un mega rug pull, scappano via con i soldi, cioè, non lo so, mi cancello dalla faccia della terra. Però la cosa che voglio dire è che ci sono dei progetti che secondo me hanno un senso a prescindere dal trend rialzista o ribassista di Bitcoin. È per questo che la
domanda sul bearish o sul bullish, secondo me inizia un pochino a scricchiolare. Ancora ce ne vuole, però inizia un pochino. Bene, Cosmos è la madre di una marea di progetti di questo tipo, perché Cosmos è una figata. Cioè, quando, per esempio, andiamo su Ethereum voglio fare un nuovo progetto, il concetto è che creo un nuovo smart contract, creo un nuovo token e lo butto su Ethereum, ok? Su Cosmos non faccio così, su Cosmos creo direttamente una nuova blockchain. Cioè, blockchain on Cosmos is the new smart contract on Ethereum, ok? No, il concetto di creare un nuovo smart contract salta un po', perde un po' di senso perché su Cosmos esiste proprio il Cosmo, cioè il Cosmo Hub, che è un elemento centrale che connette decine, centinaia di blockchain. Perché è figa sta cosa? Perché ogni blockchain è una specializzazione diversa. Invece di avere Ethereum, che è super figo, super diffuso, e per carità, ci mancherebbe di offendere il buon Ethereum, a me, come a chiunque, è indispensabile al mondo DeFi, ok? Ma invece di tirare in ballo Ethereum e creare uno smart contract e avere mille problemi, perché ogni smart contract deve gestire tanti, è come se tu dovessi fare una macchina che deve essere allo stesso tempo berlina, sport, cittadina, tutto quanto insieme, e tu devi gestire un po' tutte queste cose, ok? Questo è lo smart contract su Ethereum. Prendetela con le pinze, ma è abbastanza così. Se tu invece vai su Cosmos, dici, ok, a me me ne frega solo di avere, ma sì, mi si è abbassata la sedia nel frattempo, a me mi interessa solamente di avere alcune funzioni, ok? E quelle funzioni ci metti dentro sulla blockchain specifica di quel progetto. Quindi figata, figata pazzesca. E nei giorni scorsi, anzi ieri, addirittura l'altro ieri, sono usciti Gravity Bridge. Okay? Gravity Bridge che serve ad unire Cosmos e tutto l'ecosistema Cosmos al mondo Ethereum. Fantastico, cioè è come mettere in comunicazione due mondi enormi, però diciamo che Ethereum è un po' più grande perché ha miliardi, miliardi e miliardi di miliardi, Cosmos ne ha un po' di miliardi, però insomma è nato dopo ed è sicuramente più giovane, ok? E poi guardate un po' cosa è successo anche ieri, di nuovo ieri, il bridge IBC, ok? Il bridge IBC permette di fare una roba interessante, ossia inizia a intercomunicare le varie blockchain. È proprio quello che vi stavo dicendo. Cioè, all'interno di Cosmos, anche quindi Cosmos è sta roba così, anche se abbiamo tante blockchain differenti, grazie al Cosmos Hub, tutte e grazie a questa tecnologia che si chiama IBC, ok? Si riesce a far comunicare le varie chain ed è proprio per questo che se andiamo su WS Finance, ve lo dicevo ieri, abbiamo questa nuova pool CRO Atom. Uno dice Atom è del mondo della blockchain Cosmos, come fa a stare all'interno di Kronos? Beh, è proprio per questo motivo, perché abbiamo diciamo tramite IBC si riesce a portare Atom anche all'interno di WWS in questo caso. Ok, e quindi qui come vedete CRO Atom, abbiamo un APR del 364% in questo momento. Volevo farvi vedere, per quello che prima avevo aperto Beefy Finance, perché volevo farvi vedere che in realtà su Beefy Finance abbiamo un rendimento anche più alto. Quindi datemi un secondo solo che ci torniamo. Per chi non lo sa, Beefy Finance è una roba figa che va a fare una roba figa, cioè prende delle pool e dice: senti, se tu diciamo te le riesco a boostare facendo un claim continuo, cioè ogni poco io faccio un claim, quindi prendo, faccio un interesse composto potenziato, ok? E infatti vedete che qui siamo sui 2.74, 2.700% di APY, mentre dall'altra parte eravamo sul 364%, ok? Atom CRO, questa qua, ok? 2700% in questo momento. Quindi capite bene che insomma c'è una certa differenza. E Beefy Finance, tra l'altro, lo trovate per chi ancora non è abituato a lavorare da desktop. Io, ragazzi, lo dico sempre perché da desktop si lavora troppo meglio, soprattutto in ambito DeFi. Usare il computer, cioè rispetto allo smartphone, abituatevi. Cioè, lo so che magari per qualcuno è più complicato, per me no, perché sono sempre abituato a stare al computer. Comunque, anche per chi avesse, scusate, anche per chi lavorasse da
smartphone, se andate all'interno del DeFi Wallet, trovate l'accesso a BFI Finance tra le dApps, ok? Quindi potete accedere a BFI Finance e mettere in auto compound Atom ECRO, ok? Invece di mettere in VVS, così avete un APY molto maggiore. Tra l'altro, 2.74, 2.700% anno, vedete che qua accanto invece è interessante, 0.9208% giornaliero, ok? In questo caso, prima avevo detto no, ma nessuno scrive mai sul giornaliero, invece in questo caso, vedete che BFI Finance lo mette proprio perché su BFI spesso ci sono, può convenire proprio per non rischiare di prendere quegli abbassamenti del prezzo in cui si perde un sacco di roba, uno dice: guarda, io c'ho questo, lo metto a compound su Atom CRO, su BFI Finance per 2 giorni e so che ottengo lo 0,92% giornaliero e poi esco e mi sono fatto il guadagno che volevo fare, ok? Quindi è utile in questo caso invece su una piattaforma del genere. Quindi riprendiamo un attimo, andiamo a chiudere qualche tab, altrimenti diventiamo pazzi. Wonderland, amici, qualcuno l'aveva chiesto Wonderland, ve la faccio vedere velocemente, poi magari ci facciamo un video, vi faccio vedere come sta andando il mio investimento all'interno di Wonderland, qualcuno se un po' l'applicativo sorride. Non sto scherzando, questo è un APY di 81,693.1, non è un APY dell'81,69% e poi qualcos'altro sbagliato, è un APY dell'81.693,1%. È una roba folle, sono bloccati dentro a questo progetto 1 miliardo e 250 milioni. È un progetto abbastanza folle e allo stesso tempo interessante anche per vedere come andrà a finire. Usiamo il calculator e facciamo qualche conto. Io mi pare di... No, non ve lo spoilerò, altrimenti poi non mi guardate il video che pubblico. Facciamo finta di... All'interno di Wonderland esistono il token memo, il token time, ok? Diciamo che abbiamo un token memo che equivale poi a un token time, ok? Con l'APY dell'81.693%, dopo un anno, attualmente un memo vale 3.295 dollari. Se rimanesse così il valore di time, fra un anno voi avreste a partire, vediamo, ah no, fra 30 giorni, infatti, fra un anno voi avreste 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2.688.827 dollari a partire dopo un anno, a partire da 300, tra 2000, tra, da 3.000, 2000. Vabbè, niente, da 3.295 euro. Ok, è un progetto folle di cui poi vi parlo in un altro video, dai, che tanto non è inutile farlo ora, però giusto per capire, prendiamo la calcolatrice di interesse composto, mettiamo di partire da 1, un compound giornaliero, anzi in realtà il compound viene fatto 3 volte al giorno ogni 8 ore, ok? L'interest rate yearly dell'80.000%, abbiamo detto, un anno. Guardate cosa viene fuori. Viene fuori. No, qui qualcosa è stato sbagliato. Ah no, perché certo, perché ho messo l'initial balance di 1. Facciamo initial balance di 0.01, altrimenti ci diventiamo matti a stare dietro a cui... No, aspetta, qualcosa non mi torna ora. Years daily. Dovrebbe essere tutto a posto, perché mi fa sta roba? C'è Daniele Sesta dietro, certo. Allora, non so cosa sto sbagliando in questo momento. Il daily compound di 300 per un anno, interesse, o ci ho messo uno zero di troppo? Vediamo se ci ho messo uno zero di troppo. No, niente. Boh, o non so più usare la calcolatrice di interesse composto, oppure c'è qualcosa che... Non mi torna. Ah no, certo, scusate, perché lui del 2%. Ok, perfetto. Vediamo. Perfetto, daily. Ok. Perfetto, è quello che volevo. Ok, quindi come vedete, mettendoci dentro 1 centesimo di time, che è la valuta che si usa all'interno di Wonderland, al 2% di interesse giornaliero.
che è più o meno l'interesse attuale, anzi ora è più o meno 1.8, per un anno si arriva a 13.77 memo, con un interesse effettivo, un APY effettivo del 137.640%, mentre se, qui ho messo il 2%, mentre se mettiamo l'1.8, che è più o meno quello che è attuale, ecco, si arriva più o meno sui 70-80 mila. Quindi in un anno, partendo da un centesimo di time di questa valuta, si arriva a 6.73 time. Capite bene che, insomma, sono rendimenti fuori di testa, ma insomma, ne parliamo in un altro progetto. Yearn Finance, cosa sta succedendo? Sta succedendo che la società stessa, quindi Yearn Finance, il progetto stesso, io parlo di società, ma intendo il progetto stesso Yearn Finance, sta facendo un aggressive buyback program, ok? Quindi praticamente si sta autoacquistando il proprio token, ok? E questo, cosa determina? Determina che in circolazione ci siano meno token di Yearn Finance, e quindi questo determina il prezzo che avete visto innalzarsi. Vediamo se me lo fanno vedere. No, perché non me lo fanno vedere? Yearn Finance USD. Quindi è per questo che avete visto il prezzo decollare. Perfetto, decollare qua oggi da, diciamo, di tanto, ok? E per questo che vedete una crescita dell'ordine del 30-40% anche al tempo, prima la vedevo su crypto.com, insomma, comunque nell'ultimo giorno, vediamo, sì, del 27-14%, ok? Quindi è questo il punto, qualcuno l'aveva chiesto inizialmente. Gravity Bridge, sapete già cos'è perché l'abbiamo visto prima. A questo punto, amici, vi ho invitato a usare Matteo Albisi, ecco perché vola, esattamente per questo che vola e che bisogna fare. Hanno detto che nelle loro tasche hanno circa 45, boh, vado un po' occhio, 45 milioni di dollari nella loro treasury, 45 milioni di dollari, e hanno deciso di spenderli così. Hanno deciso di fare questo buyback program da 7-8 milioni di dollari, se non sbaglio. Per cui niente, se li riacquistano in casa, e il resto vola, il resto vola, non c'è niente da fare. Ragazzi, per chi non conosce MetaMask, visto che siamo alla fine 22.02, io devo andare via fra poco, vi faccio conoscere un attimo MetaMask in diretta, perché sì, perché bisogna conoscerlo. Se non lo conoscete, conosciatelo, ve lo faccio conoscere io. Ok, come si installa MetaMask? Si installa andando, scrivendo sul computer MetaMask Chrome, ok? Quindi si cerca MetaMask Chrome.google.com, sono le estensioni del browser, e si installa questo bel programmino con la volpetta, ok? Offerto da MetaMask.io, insomma, usato da più di 10 milioni di persone, quindi è riconoscibile. A quel punto poi MetaMask si apre in questo modo, si clicca inizia, e a questo punto potete vedere, ho già una frase seed, ne abbiamo parlato in come creare un portafoglio col DeFi Wallet di Crypto.com, ve l'avevo detto proprio all'interno del video. La modalità è molto simile sempre, anzi non è molto simile, è identica sempre. In questo caso dice o è già una frase seed, oppure iniziamo con una nuova frase seed e la cre creiamo un nuovo portafoglio. Noi creiamo un nuovo portafoglio, dipende, voi se avete già una frase seed, se avete già il DeFi Wallet, usate quello, sincronizzate quella frase all'interno del MetaMask e avete lo stesso wallet anche su MetaMask, altrimenti fate un nuovo wallet, qui ci mettiamo una password, vediamo, ok, password. Al volo creiamo il wallet e a questo punto andiamo avanti. Bene, qua sotto c'è la mia seed phrase. Questa seed phrase è la famosa frase che non vi farò mai vedere, mai. No, in realtà non me ne frega nulla perché questo è un wallet che butto via quando finiamo la diretta, ok? Non, nel senso che non mi importa di averlo, è un wallet che ho creato solamente per finta, non lo userò mai. Però cosa succede? Cliccando qua rivelo la mia frase segreta, quindi la seed phrase, altrimenti faccio ricordamelo dopo, ma guardate un attimo che vi dice, scrivi questa frase su un foglio di carta e conservala in un posto sicuro. Se vuoi ancora più sicurezza, scrivila su più fogli, conserva ognuno in due o tre posti diversi. Giustissimo, perché se poi perdi quella frase e non ti ricordi la password di accesso, ciao, perso tutto, ok? Quindi non c'è scordata password, ricordami password, non c'è niente, ok? Finito, tutto finito. A questo punto facciamo ricordamelo dopo, ecco qui un'ultima indicazione ed eccoci qua nel nostro MetaMask Wallet per usarlo all'interno del mondo DeFi alla grande. Come vedete questo è il mio indirizzo che inizia con 0x e 12 e poi finisce con B3, ok? In questo caso ci dice c'è 0 ETH e sei sulla rete Ethereum principale, ok?
Le reti se ne possono aggiungere tante, la rete per la BSC, la rete per Avalanche, la rete per Kronos, insomma, tutte le reti possibili, come inserirle, magari lo vediamo in un video. Se, ditemi, fatemi capire se vi interessa un video su come si usa MetaMask e tutto il mondo dei DeFi wallet, che secondo me è interessante. Si sa quanto dura l'acquisto, come si mettono soldi nel wallet? Come si mettono soldi nel wallet trasferendoli, Matteo? Si mettono soldi nel wallet pescandoli da qualche altra parte, da qualche altro wallet e mandandoceli. Per esempio, posso decidere di trasferire Ethereum, li compro su, boh, ho fatto ieri il video, Yang Platform, comprateli da dove vi pare, non è che abbia niente di particolare per Yang Platform. E rispondo con questo a qualche detrattore che ieri ha detto lo fai solo per soldi. E io voglio dire, ma che soldi, che non mi hanno pagato nulla, amici. come se mi pagassero per fare quel video. Ho sentito gli amici di Yang Platform, li ho contattati per dirgli che avrei fatto un video su di loro, perché per iniziare a usare, a entrare nel mondo degli exchange centralizzati, quindi fare proprio il primo passettino per entrare nel mondo cripto, io credo che loro siano molto bravi e quindi li stimo e secondo me fanno un bel lavoro. Poi passare a Binance FTX, OKX, Getio e tutto il resto ci vuole un attimo, ma per iniziare, amici, è il passo principale, è il passo più grosso. Quindi bravi Young Platform. Andiamo avanti. Se voglio trasferire i soldi, vado su Young Platform, faccio preleva, perché mi sto prelevando da Young Platform. Ci metto dentro questo indirizzo, chiaramente attenzione in questo caso a mandare roba che sia sulla rete Ethereum, oppure facciamo un video. Allora, ecco, vabbè, facciamo un video di approfondimento, altrimenti qua si perdono soldi a manetta, ok? Si fa confusione e basta. Comunque, diciamo Ethereum, voglio trasferire un Ether da Yang Platform a qua, lo compro su Yang Platform, faccio preleva, ci metto questo indirizzo. E poi dopo qualche minuto li vedo qua all'interno del mio DeFi Wallet. Ok? Questo è il funzionamento, di come si trasferiscono i fondi da una parte all'altra. Niente bonifico, certo, come si collega anche a Ledger. Mauro Amor 75, non ti ho capito, come si collega. Ah, per fare il video, ok? Come si collega anche a Ledger alla grande? Sì, fighissimo. Tra l'altro, non lo so se è un problema mio. Però ho sentito qualcun altro che aveva questo problema ultimamente. Il mio ledger, video su MetaMask. Sì, perfetto, grazie, grazie Mauro Amor. Cosa voglio dire? Che ultimamente il mio MetaMask fa fatica a collegarsi al ledger. Secondo me è un problema mio che tengo tipo 45 browser aperti perché sono un po', vabbè, sono un po' pazzo. Tengo una marea di schede con una marea di browser, secondo me fa un po' di casino. Però ho sentito anche qualcun altro che nell'ultimo tempo aveva qualche problema, ma insomma, si risolve, anzi, hai fatto bene Mauro Mora a dirmelo, così almeno vediamo in diretta come collegare un ledger direttamente a MetaMask. MetaMask è un DeFi wallet, sì, alla grande, serve per andare nel mondo DeFi, penso che sia il più utilizzato al mondo, ti direi. Se non è il più utilizzato, è il secondo o il terzo, ma direi il primo. Ok. Sicuro di tenere cripto su MetaMask? Guarda, è sicuro, un po' sì, un po' no, una domanda interessante, nel senso che ci sono dei DeFi wallet, ci sono dei wallet che si chiamano hot wallet, dei wallet che si chiamano cold wallet. Chiaramente i cold wallet sono più sicuri perché sono quelli senza alcuna connessione con l'esterno, quindi non hanno wifi, non hanno Bluetooth e sono i wallet, ecco, ora non ce l'ho con me, però faccio per dire, ah, questo è il famoso telecomandino, ragazzi, che uso quando mi vedete durante i video che qualcuno fa, che cos'è quella roba che ti rimane? È un telecomando per andare avanti col testo. Comunque facciamo finta che sia il mio ledger questo, facciamo che non abbia nessuna connessione né Bluetooth né wifi né nulla. Questo è un cold wallet perché è difficile accedere a lui, perché non ha nessuna connessione se non io. Sono io l'unica connessione che ha, ok? Mentre MetaMask è un hot wallet, cioè se ti fanno un buco sul computer, cioè entrano sul tuo computer o fisicamente, cioè qualcuno ti ruba il computer e te lo porta via e ti accede al computer, o ti fanno un accesso da remoto, beh, possono rubarti i tuoi quattrini. Quindi, insomma, bisogna stare attenti, ok? Bisogna stare attenti. Alcune cose tenerle sul hot wallet, alcune cose sul cold wallet, dipende da qual è il periodo con il quale vuoi tenere le valute. Ok? Crypto.com, cosa ne pensi? Ho visto il tuo video, ne parli benissimo. Sei ancora della stessa idea? Guarda, Larenz,
Lorenz, forse. Lorenz. Io sono abbastanza bullish sull'ecosistema crypto.com, però attenzione su alcune parti del sistema. Cioè, bevo. Sigletta, pubblicità, ci starebbe qua. Ok, su alcune parti del sistema, perché non metterei mai, quasi mai, in realtà qualcosa c'ho ancora in earn, nella sezione earn. Però tendenzialmente più vado avanti, più mi rendo conto che il mondo DeFi, che comunque ho già scoperto tanto tempo fa, poco a poco mette delle radici molto solide. Ci sono dei progetti molto affidabili, per cui sì, in realtà ho qualcosa in earn su crypto.com applicazione. Nel corso del tempo però sto andando sempre più via dall'applicazione, la sto sempre usando più per CRO, ottimo, cioè proprio top. In realtà CRO poi li mando sul DeFi Wallet, come avete visto nel video. Alcuni li metto in earn lì, altri poi li uso per altre cose, anche all'interno appunto di VVS, di Kronos e compagnia. Ora non mi sto a spoilerare tutto il portafoglio, per cui poi andremo a vederlo un giorno come è fatto il mio portafoglio. Lo uso tantissimo per la carta, strafiga, cioè la carta con un 3% di cashback e con, io ho la Jade Green, ok? Super figa, Netflix, Spotify gratuiti, quindi ogni mese praticamente mi regalo, iniziano a essere col valore di CRO che sale, iniziano a essere un discreto numero di euro che entrano in maniera totalmente passiva, però non per altro. Cioè, sai da dove probabilmente non ha mai detto crypto.com, ma da dove deriva il guadagno che facciamo, quel 3% che facciamo noi col cashback, quel 2% che facciamo noi col cashback e compagnia, deriva dallo spread delle persone che comprano su crypto.com. Quindi ogni volta che io pago con la mia carta e c'ho il 3% di cashback, io guardo verso l'alto e ringrazio tutti quelli che stanno comprando su crypto.com pagando lo spread, che poi quella parte là verrà usata per il mio cashback e per il rimborso Spotify e per il rimborso di Amazon e per il rimborso di Netflix. Ok, quindi capite che è un sistema, come dire, chiunque lo usi fa bene perché è un ottimo guadagno a costo zero. Ok, detto questo, per il resto no, super DeFi bullish alla grande. Andiamo avanti, e il suo DeFi, e dove vai? Dove vado? Ora dove vado? Vado al giro, ragazzi. Anche io ho una vita ogni tanto. Dai, amici, allora, mi fa molto piacere che siate rimasti qua così tanti. Siamo davvero parecchie decine di persone e sono felice di questo. Siamo sulla trentina in questo momento, siamo stati anche di più. Si può mettere su qualsiasi cripto sul ledger esterno? Boh, tantissime, tantissime. Grazie Mauro Moramor, Mauramor 75, grazie a te. Si possono mettere sul ledger esterno molte, molte, molte tipo di cripto differenti. Magari vi lascio un link da qualche parte. Ora facciamo una cosa: metto questa diretta finisce su Twitch, poi la scarico, la metterò domani su YouTube. E vi metto anche il link di tutto il mondo Ledger, cosa si può mettere dentro Ledger, e vi lascio anche un bel linkettino nel caso voi vorreste comprare un Ledger Nano X, Nano S. Vi lascio un linkettino con affiliazione se volete sostenere il progetto come sempre. Ok, altre domande? Grazie, buonasera, grazie mille. Quando lo uso per i primi 30 giorni sono anche gratis le transazioni. Spider-Man, scommetto, già visto, è ben riuscito. Spieghi molto bene, da rifare. Ragazzi, vi ringrazio, sono molto contento. Scusatemi se sono un po'. Ah, muoio, 10 e un quarto sono. Ok, scusate se sono un po' di fretta, ma ci ribecchiamo sicuramente in qualche altra live. Fatemi sapere se vi è piaciuta. Qualcuno l'ha già detto che è piaciuta, è da rifare, quindi sono contento. Per il resto, fate proseliti. Se avete persone che conoscete che sono interessate al mercato, al mondo cripto, vogliono imparare qualcosa di più, fateli venire sul canale, fateli vedere le dirette, che insomma fa sempre bene. Io vi ringrazio, amici, e ci vediamo. Non so nemmeno come finire la diretta, eccolo qua. Ci vediamo sia sui video, sia sul canale Telegram, sia qui su Twitch. Ok? Buona serata.